Tutti sull'attenti. 12 curiosità sull'esercito della Corea del Nord. Chissà quante storie spaventose avete sentito sulla vita dei 25 milioni di abitanti dell'isolato e recluso regime nordcoreano. Se le cose sono tanto dure per la gente comune, immaginate a che genere di vita ci si sottopone nelle loro forze armate. Scopriamo in cosa consiste essere un soldato dell'esercito della Corea del Nord. Prima di svelare questo mistero orientale, cogliete l'attimo per iscrivervi al nostro canale. Il lato positivo della vita vi terrà sempre in prima fila con tutti i nuovi aggiornamenti, quindi non dimenticate di abilitare anche le notifiche. In Corea del Nord il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini. Quando diciamo tutti, intendiamo letteralmente tutti, uomini e donne. Ogni uomo deve svolgere 10 anni di servizio militare e ogni donna deve svolgerne 7. Gli studenti universitari sono abbastanza fortunati e devono svolgere solo 5 anni di servizio obbligatorio dopo la laurea. Gli scienziati più importanti per il paese devono fare invece solo 3 anni di leva. Si tratta però di davvero pochi fortunati, perché la maggior parte della popolazione riceve solo un'istruzione di base. Niente di strano quindi nel fatto che la Corea del Nord ha l'esercito più grande in relazione al numero di abitanti. I numeri parlano chiaro. Ci sono 47 soldati attivi ogni 1000 abitanti, un totale di 1.190.000 soldati in servizio attivo e 6.300.000 riservisti. Per rendervi bene il conto, l'esercito americano ha 5 soldati attivi per ogni 1000 abitanti, quello russo ne ha 10. Le loro forze paramilitari includono ragazzi appena adolescenti. Se pensate che basti avere un esercito così grande per proteggere la nazione dai nemici, sappiate che la Corea del Nord non si ferma lì. Ha infatti anche una forza paramilitare, la Guardia Rossa dei Lavoratori e dei Contadini, nota anche come Milizia Rossa. Consiste in un numero di riservisti compreso tra 1,5 milioni e 6 milioni. Il numero esatto è tenuto segreto dal governo. Molti miliziani sono appena adolescenti. La Guardia Rossa Giovanile è un'organizzazione creata nel 1970 e comprende ragazzi tra i 15 e i 17 anni, obbligandoli a un addestramento militare di 10-15 giorni durante l'estate. In tal modo, i giovani si preparano per la leva vera e propria una volta compiuti i 18 anni. In caso di guerra, questi giovani sarebbero perfettamente in grado di rispondere alla chiamata alle armi. 10. I soldati sono talmente malnutriti che alcuni si reggono a malapena in piedi. Potreste pensare che essere obbligati a servire nelle forze armate per 10 anni sia già una sfida abbastanza dura. C'è di peggio, invece. Immaginate di ricevere un duro addestramento militare nutrendovi solo di chicchi di mais crudi e una manciata di patate. Quest'ultimo lusso non è nemmeno sicuro se si è fuori dalla stagione di raccolta delle patate. Non sorprende quindi che 2 nordcoreani su 5 sono malnutriti, secondo le stime delle Nazioni Unite. Si spiega così anche il fatto che molti soldati nordcoreani sono vistosamente più bassi dei soldati sudcoreani. Se diventano troppo deboli per sostenere l'addestramento, i soldati vengono rispediti per qualche tempo a casa per rifocillarsi. Molti arrivano al punto di essere troppo deboli per camminare da soli. Purtroppo c'è anche chi non sopravvive fino a quel punto. Molti soldati muoiono di stenti e varie malattie connesse alla fame. È difficile immaginarsi le sofferenze delle loro famiglie, l'idea che un figlio vada a compiere il servizio di leva e possa non tornare indietro, anche in tempo di pace. I soldati spesso, per sopravvivere, devono rubare il cibo saccheggiando fattorie e villaggi. Esistono testimonianze di ufficiali che costringono soldati semplici a rubare cibo dagli agricoltori o a lavorare nei campi 2 volte l'anno. Si dice anche che siano costretti ad usare i loro stessi escrementi come fertilizzante durante il lavoro nei campi. Le uniformi sono dannose per i soldati. Indossare l'uniforme è una routine di ogni esercito. Di solito è motivo di orgoglio e rispetto. In Corea del Nord, invece, è fonte di ulteriori sofferenze. Secondo alcuni ex soldati, gli stivali che indossano nei rigidi mesi invernali sono troppo sottili e imbottiti di cotone per risparmiare. Sono decisamente insufficienti a proteggere i soldati dal gelo e si rompono molto velocemente. I soldati sono tormentati da vesciche, ferite e congelamenti alle dita dei piedi. 8. Le cose vanno ancora peggio per le donne soldato.
Ormai tutto il mondo ha accettato il fatto che le donne meritano lo stesso rispetto dovuto agli uomini e gli stessi diritti. Tutto il mondo, ma non l'esercito nordcoreano. Durante i 7 anni del loro servizio di leva obbligatorio, molte donne subiscono violenze sessuali e umiliazioni. Di solito il posto adatto per loro è considerato essere la cucina. Ex soldati raccontano di come gli ufficiali e i comandanti molestino le reclute donne, anche sessualmente. Iniziano mettendo loro le mani addosso senza consenso, fino a comportamenti ancora meno appropriati. Attualmente ci sono circa 180.000 donne nelle forze armate, dato che l'obbligo per loro è entrato in vigore solo 3 anni fa. Si tratta del 40% delle donne tra i 18 e i 25 anni. A causa delle terribili condizioni in cui vivono, il duro addestramento e la malnutrizione, molte ragazze subiscono gravi danni ormonali. Molte saltano il ciclo per anni. Alcune affermano addirittura che sia meglio così, altrimenti sarebbero costrette a lavare e riutilizzare semplici batuffoli di cotone, e le cose andrebbero ancora peggio per loro. A questo punto potreste pensare che non possa andar peggio di così, ma aspettate. Tutto questo è ancora niente in confronto a ciò che stiamo per raccontarvi. Sette. Devono gettare delle mine anti-uomo nel Mar Giallo. Secondo alcune fonti, Kim Jong-un ha ordinato al suo esercito di gettare mine anti-uomo nel Mar Giallo per farle arrivare fino in Corea del Sud e uccidere ignari abitanti e turisti. Le voci dicono che l'obiettivo principale di queste mine sarebbero i turisti americani e sono stati riportati più di 100 incidenti del genere nel 2017. I turisti stranieri, naturalmente, non sono in grado di leggere gli avvertimenti in alfabeto coreano e si mettono così facilmente in pericolo. Per quanto si tratti solo di voci e non ci siano conferme, i soldati possono non essere d'accordo con tanta crudeltà, ma non hanno alcun diritto di rifiutare l'ordine, e la loro unica scelta è obbedire. 6. I soldati ricevono un vero e proprio lavaggio del cervello. Tutti vorremmo che nessun essere umano supporti l'idea di far del male ad altre persone, anche quando vivono sotto un regime repressivo e disumano. Ma nel caso in cui i soldati nordcoreani arrivino a rifiutarsi di compiere delle violenze inutili, nel loro esercito i comandanti sanno cosa fare per convincerli. Circa il 60% del loro tempo sotto le armi è speso ad apprendere l'ideologia di regime. L'idea che viene loro inculcata è che la Corea del Nord è superiore a tutte le altre nazioni, le quali non vedono l'ora di attaccarla e distruggerla. Vivono quindi in un costante stato di allerta, obbediscono ciecamente a Kim Jong-un e sono pronti a dare le loro vite per lui. Viene loro inculcata anche l'idea che tutto questo sia necessario per assicurare la stessa vita felice anche alle generazioni future. In un paese così isolato, il lavaggio del cervello è sicuramente molto più efficace che altrove. 5. Gli ospedali militari. Meglio evitarli. I soldati vengono addestrati nell'idea che essere feriti o uccisi in nome del loro leader sia il massimo degli onori. Ma cosa accade ad un soldato se resta ferito? Viene anzitutto spedito presso un centro medico militare. Le cure in questi centri però non sono gratuite. Ex soldati hanno raccontato di come hanno dovuto pagare per ottenere le cure necessarie e anche pagando non ricevevano più di un po' di alcol per disinfettare la ferita. Non un granché come aiuto e ovviamente solo altro dolore. Se la sua ferita non guarisce, il soldato viene buttato fuori dall'esercito e in caso di morte la famiglia del caduto non riceve alcun indennizzo. Tutto ciò che ricevono è un certificato che riporta la durata del servizio offerto dal soldato deceduto. 4. La personalità dei soldati cambia profondamente. Tornare a casa dopo il servizio di leva, vivi e fisicamente sani, suona già come un sogno dopo tutto quello che abbiamo descritto. Anche in quel caso, però, c'è un altro tipo di pericolo per i militari. Le loro personalità spesso subiscono tali cambiamenti che una volta terminato il servizio non riescono a riadattarsi alla vita quotidiana. Durante il servizio diventano spietati e sopprimono ogni emozione e sentimento. Anni di violenza lasciano un segno profondo e trasformano molti di quegli uomini e donne in crudeli macchine da guerra. Non sorprende il fatto che molti civili preferiscano evitare ogni contatto con i militari. 3. Non c'è via d'uscita. Il modo più semplice per evitare tutte le sofferenze e le crudeltà del servizio si direbbe sia la fuga. Non mancano i tentativi ben documentati, spesso finiti purtroppo molto male.
Kim Jong-un è particolarmente severo verso i disertori, specie se i soldati cercano di fuggire dal paese. La fuga all'estero spesso sembra l'unica via d'uscita sicura. Il leader nordcoreano, però, la ritiene un danno alla reputazione del paese, ed ecco quindi che chi tenta di attraversare il fiume Tumen viene spesso colpito a morte. Inoltre, gli ufficiali che si fanno scappare qualche recluta o non denunciano piani e tentativi di fuga vengono a loro volta severamente puniti. Sono molto pochi perciò i militari abbastanza coraggiosi da tentare la fuga. Chiudiamo con due statistiche molto preoccupanti per la sicurezza mondiale. 2. La Corea del Nord possiede lo stesso numero di sottomarini degli Stati Uniti. Trattandosi del loro grande nemico, la Corea del Nord fa di tutto per cercare di eguagliare la potenza militare americana. Gli Stati Uniti possiedono circa 72 sottomarini, mentre la Corea del Nord sembra ne abbia tra i 70 e i 75. Va detto però che non si tratta affatto dello stesso tipo di sommergibili. Quelli nordcoreani risalgono per lo più agli anni sovietici. Anche il noto sommergibile nucleare, vanto personale di Kim Jong-un, sembra sia un vecchio modello jugoslavo degli anni 70. 1. Metà del budget nazionale viene speso per l'esercito. Questa statistica non è confermata ufficialmente, ma in molti si domandano quanti soldi spenda la Corea del Nord per le sue forze armate. I rapporti ufficiali del governo riportano che il 15,8% del budget è allocato per la difesa, ma molti esperti ritengono la cifra reale sia intorno al 38%. Pensateci un attimo. In pratica, quasi la metà del budget del paese viene speso per il suo esercito. A proposito di priorità, quale di questi fatti ti ha sorpreso o rattristato di più? Raccontaci cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Non dimenticare di darci un like e di iscriverti al nostro canale. Unisciti al lato positivo!